Bentrovati, cari amici. Ci troviamo ancora nella casa di Maria Pile e precisamente in questa stanza in cui i genitori di Padre Pio, mamma Peppa e zio Grazio hanno trascorso gli ultimi giorni della loro vita qui su questa terra. Esattamente su questo letto, mamma Peppa spirò il 5 gennaio del 1929, mentre diversi anni dopo, nel 1946, esattamente il 7 ottobre, zio Grazio, ecco, saliva al cielo, assistito proprio dalla tenerezza e dalle cure premurose del figlio, il sacerdote cappuccino, Padre Pio. Ed è appunto proprio della tenerezza che vi voglio parlare oggi, quella tenerezza di cui Papa Francesco ci parla a proposito della figura di San Giuseppe, della quale proprio quest'anno ricordiamo in modo speciale in questo anno dedicato alla figura di questo grande santo, il papà di Gesù, appunto. Io credo che è proprio su questo letto che Padre Pio abbia imparato, prendendosi cura del padre, che cosa significa appunto la tenerezza, quella tenerezza che fa parte proprio della figura maschile, della figura paterna. Vi invito proprio a guardare, a focalizzare questa fotografia che ritrae Padre Pio che si prende cura del proprio papà ammalato. È un gesto di grande tenerezza, di grande amore, attraverso il quale davvero credo che il nostro amato santo abbia imparato che cosa significa l'arte della tenerezza. Venite con me, vi mostro un altro luogo. Ed è esattamente su questa scalinata che si ricorda un episodio molto famoso, ma anche particolare. Qui, proprio nei primi mesi del 1946, zio Grazio, che abitava in questa casa, scendendo queste scale, rotolò. È una caduta abbastanza pericolosa, nella quale lui rimase davvero indenne. Padre Pio gli disse: "Ringrazia il tuo angelo custode perché per ogni gradino lui ha messo un guanciale." Ecco, io vedo davvero in quel guanciale, in quella morbidezza, davvero la tenerezza che ha un figlio verso il padre. Quell'angelo custode che il sacerdote cappuccino Padre Pio aveva mandato in soccorso del suo papà. Ci troviamo in un luogo speciale, la cappellina di questa casa, luogo in cui pare Padre Pio si sia fermato in preghiera o per riposare quando veniva a trovare i suoi genitori. Ed è proprio qui che vorrei davvero leggervi un piccolo stralcio della lettera apostolica Patris Corde, in cui Papa Francesco descrive molto bene la figura di Giuseppe. È definito Giuseppe come il padre della tenerezza. La storia della salvezza si compie attraverso le nostre debolezze, afferma Papa Francesco. Troppe volte noi pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà Dio può realizzare i suoi disegni attraverso e nonostante la nostra debolezza e anche la debolezza di Giuseppe, anche quella debolezza che qui ha toccato con mano Padre Pio, attraverso la storia di sofferenza della sua mamma e del suo papà. Prendendosi cura di loro, ha messo in atto tutta quella tenerezza che è diventata per lui fortezza. Allora un impegno che noi possiamo prendere in questo tempo di Quaresima è proprio questo, quello di guardare sì alla nostra fragilità, quella che potrebbe essere chiamata anche come una parola abbastanza brutta, no? Non facile da ascoltare, peccato, ma guardarci con tenerezza potrebbe essere l'antidoto per superare tutto, per andare avanti e per vivere davvero la Pasqua con una rinnovata giovinezza. Auguri a tutti.